Vabbè, Bianca non può assolutamente rinunciare a questo amore perché vorrebbe dire rinunciare alla propria vita. Lei potrebbe veramente morire per lui, cioè stiamo parlando veramente di Romeo e Giulietta di Firenze, quindi è una storia d'amore potentissima, bellissima, molto molto difficile. Bianca e Guglielmo sono costretti a vivere questa storia in segreto perché non possono assolutamente rendere pubblica questa loro storia d'amore. Ma la cosa che ho trovato più interessante è che Bianca comunque fa di tutto per proteggere questo amore ed è disposta a qualsiasi cosa, anche mettersi proprio contro la propria famiglia. All'epoca una donna capace di tenere testa a un uomo, capace di mettersi contro un uomo e di è capace di avere il coraggio di esporre le proprie idee e le proprie convinzioni, era veramente una donna coraggiosa, cioè oggi per noi è scontato, cioè quando non ci va qualcosa, quando non siamo d'accordo con qualcosa, lo diciamo senza problemi. All'epoca era veramente un gesto che aveva una valenza enorme. E questa era una cosa di cui ho dovuto tenere conto mentre recitavo e ho avuto modo proprio di percepire il peso e l'importanza di cosa volesse dire all'epoca mettersi contro un uomo e per quanto riguarda Bianca non solo un uomo ma proprio il fratello ed è stato potente.